Scolastica non abbiamo potuto fare altrimenti. Invece c'è bisogno che nelle scuole l'omofobia non sia la lotta all'omofobia non sia una materia facoltativa, ma sia una materia di civiltà. Le associazioni, il mondo della società civile chiede una risposta dalla politica. La politica è indietro di 10, 20, 50 anni, non so quanto, un tempo comunque interminabile e vergognoso, e siamo qui a celebrare dei funerali e qui c'è per davvero, si respira un senso di colpa che la classe politica deve avere. Questo potrà portare un'accelerazione all'iter della legge sull'omofobia, secondo lei? Io non lo so, ma spero di sì, io spero che qualcuno si interroghi sulla morte di un ragazzo di 20 anni e di tanti, tanti altri, di tante sofferenze, insomma, della negazione alla felicità, al diritto ad essere felici che si sta imponendo a una parte della popolazione, in base a cosa poi? A una preferenza sessuale, ma stiamo diventando matti, ma siamo nel Medioevo, ma siamo, cosa siamo diventati o cosa siamo rimasti? Magari se ci fosse qualche legge in più, forse queste cose potrebbero essere evitate o quantomeno ci sarebbe un rispetto maggiore, non crede? Ma certamente, per carità, non si cambia tutto con una legge, ma una legge aiuta a cambiare quello che è importante per davvero cambiare, che è la mentalità della gente. Ecco, dopo, se noi l'avessimo fatta nel tempo dovuto, forse oggi saremmo qui magari a celebrare un matrimonio fra due ragazzi o due ragazze che si amano, invece del funerale di chi non ha potuto amare. Onorevole, a parlare appunto, ho citato il matrimonio, non crede che l'attenzione della politica a questo evento sia un po' riduttivo, che poi alla fine si riduca a un aggravante penale, mentre invece non si parla dell'estensione di un diritto che andrebbe verso l'equità, cioè il matrimonio per tutti? Ognuno sa come io la penso e la penso esattamente così. Nella mentalità di un liberale quale io sono, non è concesso che ci possa essere una sia pur minima differenza fra due individui, né per preferenza religiosa, né per preferenza sessuale, né per preferenza di nessun genere. Insomma, in questo, nei diritti civili, nel diritto ad essere felici, gli uomini e le donne sono tutti uguali. Ma nella sua area politica di riferimento e partitica di riferimento pensa che le sue istanze liberali e libertarie siano in qualche modo ben portate avanti, ben rappresentate? Non lo so, io lo faccio, bene o male faccio quello che riesco, lo giudicheranno altri bene o male, però intanto almeno lo faccio, almeno se ne discute, almeno si sa che c'è qualcuno che la pensa diversamente da quello che si ritiene essere il pensiero dominante. Poi sa, tutte le ortodossie sono state prima delle eresie. Ecco, io dalle mie parti sono un eretico. Grazie molte.